da due stagioni, un paio di stagioni, alla Juventus Dogana. Ora attenzione, seguiamo, perché come vedete Golinucci si è inserito bene centralmente, va a cercare la corrente, il numero 11, Albini, Albini prova, attenzione, la mette sul secondo palo, la conclusione fuori di pochissimo, grande opportunità, Albini Tortori, giocatore che militano anche in altre squadre, per esempio Urbina Datti del Cailungo. Tanto si ricorda l'ultimo segno nell'ultima partita di campionato. Attenzione! Tortori, Tortori, mezzo, il pallone in mezzo! Decide di fare il numero 10, va a servire Battistini, Battistini in area, finta, controfinta, ancora si appoggia, mette il pallone dentro, sul secondo palo ci arriva Tortori, ma ci arriva con un attimo di ritardo, ma la palla è ancora lì, la palla è ancora buona. Tortori punta il suo diretto avversario, doppia finta, prova la conclusione, tira la rete! Ha segnato Tortori! È passato in vantaggio la Virtus, ma attenzione, c'è l'offside da parte dell'ottimo Albini. Albini per Angeli, seguiamo, attenzione, perché ci proverà probabilmente Buonocuda a servire Tortori, Tortori della sua mattonella, il tiro, mette dentro, e questa volta è rete, ma c'è ancora l'offside. Ancora il gioco, questa volta se vogliamo ancora più evidente. Subito trappicare dall'alla parte Stelle. Stop di pommetto, vediamo se Erge prova subito a servire su Benedetti. Benedetti dietro, Meluzzi, Meluzzi, Pinto, poteva anche essere Andrigo, cazzo di trovare l'arbitro era lì, davanti. Occasionissimo secondo il mio punto di vista, attenzione perché c'è Stella, 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 arriva la rete! Ha segnato Stella, è passato in vantaggio la Juventus Dogana, stop e tiro da parte dell'attaccante della Juventus Dogana che sblocca la sfida. Buono punto. Gori, vediamo, ancora Gori, potrebbe servire Battistini, il pallone è leggermente lungo, vediamo se lo riesce a prendere, Battistini se lo allunga, il pallone vince, ripalo, Battistini, Battistini dentro, dentro sul primo palo, la palla è lì, Gentilini, in due tempi, la palla giunge adesso a Sabato, Sabato va centralmente per Ciacci, vediamo cosa decide di fare il numero 55, elude due giocatori, poi la palla arriva lì, Tortori, Asti, Buonocuto, il tiro, fuori di poco, Stella che potrebbe mettere il pallone dentro, è così, pallone sul secondo palo, arriva Borghini ma lo rincorre, la sfera anche Ciacci e Lia, sfida fra 45, fra Borghini e Ciacci, attenzione però perché il tiro, la conclusione, Passaniti si distende, gran conclusione da parte di Benedetti, scopre il pallone Meluzzi, c'è Piscaglia, non certamente un cliente semplice, però è bravo Borghini, 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 prova per Pasolini, elude l'intervento del suo diretto avversario, ancora Pasolini, la palla lì, attenzione, sottile, Passaniti, c'è il fallo, ravvisato dall'arbitro, ma che opportunità della Juventus Dogana, che però perde il pallone proprio in questo istante con Buonocunto, pallone che arriva a Tortori, 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 vediamo dentro ancora per Buonocunto, elude prima il suo diretto avversario, il tiro alla rete in maniera impeccabile, Buonocunto segna il gol del pari, la squadra di Amate ha sicuramente giocato una gran bella prestazione, attenzione il pallone dentro, Gentilini, miracolo. Perché c'è l'opportunità, bene in casa, rete! Ha segnato la Virtus! Bene in casa all'83esimo! Ovviamente Valentini, attenzione, pallone dentro, la palla è lì, sottile, potrebbe provare a concludere, la palla arriva per Borghini, Borghini dentro, Pasquinelli! Alto! Corner, ancora una volta! Attenzione perché c'è il tocco, Cevoli guadagna la rimessa laterale, appoggia dietro per un compagno, la fattispecie è sempre il numero 6 Manfroni, Manfroni ancora per Cevoli, lungo a cercare dall'altra parte, c'è l'errore di Battistini, il tiro, Passaniti respinge, palla per Buonocunto, ancora copre il pallone ed è finita così la sfida, la Virtus batte la Juventus Dogana 2-1, rete al 33esimo di Stella per il gol dell'1-0 della Juventus e poi il gol del pareggio di Buonocunto al 63esimo ed infine il definitivo 2-1 di Benincasa.